Buongiorno, benvenuti a Zuppa di Forro, oggi dalla macchina di Leo. Vediamo che cosa sta succedendo sui giornali. Beh, insomma, i giornali oggi si parlano di due cose fondamentali, cioè della crisi di governo più o meno rientrata. Tra poco ci sarà il Consiglio dei Ministri a cui parteciperà anche Salvini, e l'altra vicenda è il declassamento che ieri sera è arrivato da Moody's. Sul declassamento tutti quanti i giornali ovviamente insistono, Repubblica forse è la più dura, Italia declassata, capitale in fuga, che è la terza notizia, cioè ad agosto 17 miliardi di investimenti in BTP da parte di stranieri sono stati ridotti, investimenti per 17 miliardi da parte degli stranieri in BTP. Il totale, calcolo il Sole 24 Ore ma anche Repubblica, è di 67 miliardi investiti in meno da parte degli stranieri sui nostri titoli del debito pubblico, il che vuol dire circa il 10% del debito pubblico italiano che è in mani straniere. E ovviamente questa roba qui condita e cucinata dai giornali che non amano il governo giallo-verde diventa un grande motivo di quasi di godimento, cioè gli stranieri vi abbandonano, come dire gli italiani vi votano ma in tutto il mondo fate schifo. Questo è più o meno quello che c'ha dietro Repubblica nel suo aria passé di dire appunto sì, va bene, bravi gli italiani, ma non vi rendete conto che state andando a finire contro un burrone, siamo noi che vi spieghiamo come potervi salvare. Riguardo a Moody's, il declassamento di Moody's è un declassamento, come tutti i declassamenti, importante. Ma ieri non vi sarà sfuggito che Fubini, che è la voce del Ministero del Tesoro, ma non di Tria, cioè dei tecnici del Ministero del Tesoro, sembra di sentire parlare Franco, che è il dirigente del Ministero del Tesoro, ieri Fubini diceva: guardate che c'è il rischio che ci facciano un declassamento di due notch, di due livelli. In realtà Moody's non ha declassato i due livelli ma di uno solo, e non ha peggiorato l'outlook mantenendo stabile. È positiva questa cosa? No, è decisamente negativa. Il punto è sempre il modus in rebus, cioè se stai lì che godi che ci fanno del male, beh, insomma, questo atteggiamento masochistico che talvolta abbiamo certo non ci serve. Interviste oggi da segnalare di due sostanzialmente, manca oggi Di Maio. Le interviste di oggi infatti parlano Conte e Salvini. Il Presidente del Consiglio parte in un colloquio al Corriere della Sera e in un'intervista vera e propria al Fatto Quotidiano, è più interessante quella al Fatto Quotidiano, in cui dice una cosa sul condono che dovrebbe essere cambiato oggi, in cui dice che l'articolo 9, cioè quello che prevede quel pezzo di condono per cui tu fino a 100.000 euro pagando il 20% chiudi le pendenze col fisco, ecco, quell'articolo 9 che Salvini dice di aver recitato ad alta voce, aver sentito ad alta voce, e Di Maio di aver scritto tipo Totò e Peppino durante il Consiglio dei Ministri, bene, quell'articolo 9 era in bianco, e quindi poi dopo era arrivato un testo, i tecnici si sono accordati. Allora, a me va tutto bene, però vi sembra normale che il capo del Movimento 5 Stelle sull'articolo fondamentale del condono, sapendo quali sono le idee che ha la Lega sul condono, abbia provato un testo in bianco? Allora, secondo voi, io se becco qua una persona per strada che vedo che ha bisogno di quattrini, gli faccio un assegno in bianco? Allora, questi hanno accettato un assegno in bianco sul condono per poi dopo andarlo a denunciare da Vespa dicendo vado alla procura. Ma scusa, vado alla procura, l'hai approvato in bianco? Sei stato un po' ingenuo, mettiamola così, non stupido come ieri invece diceva di non essere Di Maio. Beh, insomma, questa cosa del bianco comunque fa pensare. E tra l'altro l'approvazione dell'articolo 9 in bianco non la dice Babbo Natale, la dice Conte. Speriamo di fidarci almeno del Presidente del Consiglio. Salvini oggi, nonostante si dica che un po' è rientrata, e secondo me poi alla fine rientra la cosa, e Salvini stesso lo dice perché me lo chiede il mio popolo, io non riesco a spiegare loro per quale motivo dobbiamo fare questa crisi di governo, e soprattutto dice Salvini una cosa fondamentale nell'intervista che gli fanno, mi sembra anche questa sul Corriere della Sera: ma pensate veramente che io faccio cadere il governo sul condono? E questo make sense, perché pensate veramente che la Lega domani mattina dica andiamo alle elezioni anticipate e il 90% perché andiamo alle elezioni anticipate? Perché non mi hanno approvato il condono? È come alzare una palla e farla schiacciare al Movimento 5 Stelle, che oggi la palla l'ha già vista alzata e già la schiaccerà nel grande incontro che farà il Circo Massimo. Ritorna Di Battista, arrivano tutti, Beppe Grillo, ce l'abbiamo fatta, i ragazzi contro lo scudo e i ladri, che pensavo anche di fare Salvini. Ma la cosa fondamentale dell'intervista a Salvini di oggi, sapete qual è? È che dice con Di Maio non mi parlo più.
Allora lì un po' cambia, quando due vice premier non si parlano più, insomma, poi da oggi si dovranno parlare probabilmente al Consiglio dei Ministri, ma non è uno di quei segnali che ti danno l'idea di un governo compatto, ed è uno dei motivi per i quali il governo non compatto e non diviso, come dice bene Conte oggi. A me preoccupa più nell'intervista che fa il risultato dei mercati che i giudizi dell'Europa, con i quali comunque potremmo gestire una procedura di infrazione. Alcuni giornali, Messaggero tra questi, pensano che sia possibile che nel Consiglio dei Ministri di oggi sia ritoccabile il deficit dal 2,4 al 2,1, ma devo dire che tutte le interviste e tutti i retroscena oggi dicono che questo non avverrà, sarebbe veramente una marcia indietro, anche altro che quella del condono. Vediamo quali altri semi sul condono. In realtà quello che si cambia, mi sembra di aver letto il Sole 24 Ore di oggi, è che toglieranno il quadro RW da quelli condonabili, cioè sostanzialmente se voi avevate una casa all'estero non dichiarata, dei contanti all'estero non dichiarati, delle attività finanziarie che hanno prodotto plusvalenze all'estero non dichiarate, quella non sarà più condonabile, e questo magari ci può stare. Abbiamo fatto la voluntary disclosure, in cui vi ricordo la VD, che non si chiama condono perché l'hanno fatta i governi per bene eccetera, con la VD io potevo portare in Italia 1 miliardo di euro, 2 miliardi di euro, e qualcuno lo ha fatto. E allora adesso che ci rompono le balle sul condono, che è al massimo 100.000 euro dei capitali stranieri, non dico il Movimento 5 Stelle che era contrario a quello ed è contrario a questo, ma i grandi osservatori di Repubblica, del Sole, del Corriere, ai condoni, ma non avete rotto i coglioni sul VD e adesso state rompendo le balle su questo? Beh, è straordinaria. Comunque la vera cosa di questo condono è che il condono probabilmente oggi uscirà dal Consiglio dei Ministri senza nessuno scudo penale, cioè io mi vado a denunciare che ho avuto 100.000 euro in nero negli anni scorsi e non ho nessuna garanzia che uno non arrivi il PM e mi dica: scusami, tu adesso ti fai un anno di galera, 2 anni di galera, questo è un reato, non potevi farlo perché è figlio di riciclaggio, autoriciclaggio, fatture false, insomma. Ma secondo voi un condono senza lo scudo fiscale dove cavolo pensate che possa andare? Da nessuna parte ovviamente, quindi non c'è il condono, e il Movimento 5 Stelle ha portato a casa il suo bel risultato. Vedremo, come oggi dice il Sole 24 Ore, come recupereranno le risorse che da quello si attendevano. Nel frattempo vi segnalo che è una cosa che forse in pochi hanno colto, anche perché sono quattro righe. Giulia Ligresti, che è la figlia del presidente, vabbè, lo conoscete tutti Ligresti, ha patteggiato per falso in bilancio un paio di anni fa a Torino una condanna a 2 anni e 3 mesi. Nel frattempo si era fatta 2 mesi di carcere preventivo, era stata male in carcere, vi ricorderete, aveva smesso di mangiare, insomma aveva sofferto molto il carcere, uscì dal carcere, patteggia 2 anni, sto parlando, quindi sotto i famosi 3 anni dei benefici di legge, chiede al Tribunale di Torino di avere la possibilità di svolgere le sue attività, di fare insomma delle attività sociali invece, perché è prevista l'alternativa al carcere, e tra l'altro a lavorare dalla sorella come designer, come PR. Voi direte: madonna che follia, corona, ha lavorato nelle discoteche come attività sociali pur di non stare in carcere nell'ultima parte delle secondanne, cioè è una cosa fattibile questa, cioè si dice: io dedico 4-5 ore a un'attività e la certifico col tribunale. Bene, a Giulia Ligresti non le hanno concesso i benefici di legge, quindi un'incensurata, madre di una bambina che è stata condannata per falso in bilancio, non condannata, patteggiato per falso in bilancio in 2 anni, è in galera, va bene? Voi sarete tutti contenti, l'invidia sociale di questo posto, soltanto Ligresti vi farà arrabbiare. Io sono indignato, perché se c'è una legge che prevede benefici per non stare in galera quando si è sotto una certa soglia di punibilità, adesso mi dovete dire se questi benefici valgono per tutti tranne per una che si chiama Ligresti, perché è il mostro, perciò deve stare in galera. Io la trovo una cosa allucinante, non ne parlano i giornali, ne parlo io. Sulle altre questioni di giornata vi segnalo la Buongiorno, perché io sono abbastanza, come posso dire, quando sento la Buongiorno mi viene proprio capito l'idea di quella che ha fatto tutto, Fini, Monti, Lega, eccetera, e spara le minchiate più incredibili del mondo. Recentemente ve lo ricorderete quando disse che dovevano assumere 460.000 persone nella pubblica amministrazione,
Oggi ci spiega, non c'è il condono, stiamo spendendo i soldi, 8 miliardi per le pensioni, stiamo spendendo 8 miliardi per il reddito di cittadinanza, non diamo un euro a Leo, però potremmo dire a Leo che è qua, invece di prenderti il reddito di cittadinanza, eccetera, beh, insomma, tanto quella ti assume 480.000 persone, vai a lavorare come autista nella pubblica amministrazione, che ci vuole, no? Tanto siamo sempre noi a pagare, non funziona così. E allora cosa dice la Buongiorno Oggi? Non vi preoccupate, vedrete, faremo delle assunzioni straordinarie nella pubblica amministrazione. Io vorrei incontrare un ministro della pubblica amministrazione che per una volta dica: cercheremo di arrangiarci con quelle persone che abbiamo, facendole lavorare meglio, semmai pagandole un pochino di più, posto che 150.000 quest'anno se ne andranno in pensione. Io questo vorrei della pubblica amministrazione, posto che la pubblica amministrazione italiana è una specie di cavallo impazzito in cui pochi lavorano bene, molti sono messi a disagio e altrettanti pochi invece se ne approfittano. Invece noi che facciamo? Risolviamo tutti assumendo 150.000 persone che andranno in turnover più assunzioni eccezionali. Insomma, un ministro della pubblica amministrazione non demagogo non ce lo troveremo mai. Nordio, bellissimo, oggi se avete un po' di tempo racconta la storia di un grande chirurgo, Pietro Valdoni, che salvò l'Italia, dice, e soprattutto Togliatti dopo il suo la sua pistolettata. Infine intervista a Boeri, ve la segnalo, molto interessante, oggi sul Foglio, in cui dice per quale motivo ci saranno più precari e l'eterogenesi dei fini, ed è inevitabile perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale che rende più caro licenziare le persone, dà la possibilità ai giudici di intervenire di più sulla bontà dei licenziamenti, c'è il Jobs Act che dice che costerà di più licenziare le persone, e poi c'è sempre la manovra finanziaria che dice le partite IVA avranno il 15% di tasse. Queste tre cose combinate cosa farà? Aumenterà a dismisura le partite IVA e ridurrà a dismisura di pari misura coloro che verranno assunti a tempo indeterminato. Se vi piace questa situazione, contenti voi, contenti tutti. Oggi, insomma, l'intervista di Boeri, molto interessante, sul Foglio di oggi. Vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di Porro, e condividete se vi piace sul sito nicolaporro.it tutte le altre novità di giornata. Ciao!